Amici di Assist Sportivo, siamo qui con mister Schiavone al termine di questa prima gara del campionato. Buona la prima per lo Sportmani, insomma, è andato bene, è andato come lei sperava? Sì, siamo partiti bene, anche se devo dire che abbiamo partito un pochino troppo il caldo. Primo tempo abbiamo creato tantissimo, poteva finire diciamo anche di più la partita. Poi comunque voglio dire, la squadra è una squadra che è stata impostata appunto per giocare con la palla a terra. Abbiamo creato moltissime occasioni da gol, alcune veramente, alcune palle potevano finire in rete, però per un po' di sfortuna sono finite fuori. Poi siamo riusciti comunque a sbloccare il risultato e a raddoppiare poi dopo con un grandissimo gol di Roberto Cascella. Ecco mister, lei ha adottato il modulo 3-5-2, lo stesso modulo dell'anno scorso che ha riscosso insomma un grande successo e anche qui, anche quest'anno. Sì, con un centrocampo diciamo come questo di tanta quantità, almeno quando giochiamo in casa opterò quasi sempre per questo tipo di modulo. Perché ripeto, lo posso fare perché comunque è una squadra amalgamata che gioca da qualche anno assieme. E quindi se hai i giusti meccanismi puoi fare questo tipo di modulo che comunque sto vedendo adesso che in molti lo applicano. Cascella dopo un brutto infortunio è ritornato sul campo, quanto è contento? Vabbè, sono contentissimo, per me lui è come un mio fratellino, volevo a tutti i costi che tornasse sul campo, gioca comunque un po' limitato perché comunque ha un tutore che gli consente di muoversi non benissimo, però comunque sia gli garantisce una stabilità alla spalla. Cerca di dare il massimo ogni domenica. Pronostici sulla prossima gara che affronterete? La prossima partita andiamo a giocare ad Andria, non so perché io non conosco ancora le squadre diciamo tecnicamente e qualitativamente che partecipano a questo campionato, però comunque sia ritengo che dobbiamo affrontare ogni partita con la massima attenzione perché anche oggi nel secondo tempo siamo un po' calati di ritmo, forse pure per via di questo caldo. Sono contento del primo tempo e sono scontento del secondo tempo. Avremmo potuto giocare diciamo in modo migliore la seconda fase della gara, ma abbiamo sprecato molta energia appunto nel primo tempo. Il secondo tempo poi con il risultato già acquisito e col caldo ci siamo un po' frenati. Cosa pensa dei nuovi innesti dello Sportmania? I nuovi innesti danno qualità, Tarantino è un ragazzo che ha fatto categorie superiori e dà tanta qualità alla squadra. Poi purtroppo quest'anno abbiamo dovuto rinunciare a degli under che l'anno scorso ci hanno dato una grossa mano. Adesso ci siamo un po' sistemati con qualche altro ragazzo. La settimana prossima penso di poter contare anche su Pinnelli, su qualche altro ragazzo che ci può dare una mano. Grazie mister per la disponibilità, alla prossima. Prego. Amici di Assist Sportivo, siamo qui in compagnia del presidente dello Sportmania Cerignola, Sandro Moccia, al termine della partita dello Sportmania contro il Carapellese. Si impone lo Sportmania per 2-0, grande partita, buona alla prima. Sì, buona alla prima, ci siamo ritrovati lì dove abbiamo lasciato l'anno scorso con una vittoria. È stata una vittoria che è venuta subito nella prima mezz'ora e poi i ragazzi sono riusciti a gestirlo. Comunque bisogna dire che anche la giornata di grande caldo ha un pochettino rallentato l'espressione di una squadra che è dedita all'attacco con il proprio modulo che l'allenatore adotta, che è molto offensivo. Ecco appunto, a proposito del modulo 3-5-2, grande tecnica, lo stesso modulo che ha adottato anche l'anno scorso e che ha riscosso successo, il grande cuore ha fatto il resto, che partita ha visto oggi? Oggi ho visto una ottima partita da parte della squadra, un 3-5-2 che in alcuni casi è diventato un 3-4-2, quindi un 4-4-2 e che quindi ha dato poi nel corso della partita il risultato che abbiamo ottenuto. Ecco, un giudizio su Cascella che dopo il grande infortunio che ha avuto è ritornato in campo, oggi un'ottima prestazione insomma. Sì, come ho già detto prima, Cascella è stato un premio per la sua dedizione, per il fatto di essere rientrato dopo un lungo infortunio con un gran gol di elevata fattura tecnica che ha dato il 2-0. Però comunque voglio dire, è tutta la squadra e tutto lo staff che è unito, molto unito, e che sicuramente questa unione ci porterà alla vittoria nelle prossime partite. Non voglio dire che con questo siamo una squadra che già ha ucciso il campionato, perché ovviamente siamo all'inizio, ma ci sono ottime prospettive.
Ecco, la prossima partita sicuramente sarà affrontata con l'umore giusto, vero Presidente? Sì, noi affronteremo tutte le gare con l'intento di vincere, quindi anche ad Andria andremo lì per vincere, lo sa, l'abbiamo detto l'anno scorso, ogni partita per noi sarà quella. Come se fosse una finale, perché intendiamo portare avanti il nome di Cerignola più in alto possibile. Grazie Presidente Moccia, qui dal campo Cercat è tutto.